Cactus e orchidee, gli opposti si attraggono, così tanto che tra bellezza e rarità saranno proprio loro i veri protagonisti della 20ª edizione delle giornate a loro dedicate. Una 3 giorni, dal 23 al 25 gennaio, presso la Floricoltura Shulian di Bolzano, per immergersi in un mondo fatto di profumi e colori. Questi 3 giorni possiamo vedere tantissime bellissime orchidee e cactus. Abbiamo quest'anno il 20° anniversario, non da credere, neanche io. E per questa occasione abbiamo una bellissima mostra di amatori di collezione nella Serra Storica, e i collezionisti stessi portano le persone, i piccoli gruppi, e ognuno chi vuole può fare la fotografia. Come da tradizione, presenti espositori nazionali e internazionali. Grazie a loro sarà possibile conoscere le rarità, ma non solo. Tutti gli esperti saranno a disposizione per eventuali domande, anche se, come già afferma qualcuno, coltivare le orchidee non è poi così difficile. Le orchidee sono tra le piante più robuste che c'è. Oggi le più comuni sono le Phalaenopsis, quelle lì, che però sono durano tanto, sono rifiorenti, si trovano dappertutto, anche al supermercato. Diciamo, le cose più utili è che la maggior parte delle orchidee muore per troppa acqua, bisogna bagnare solo quando sono asciutte. Il modo più pratico è sentire il peso. La regola è: se è leggera si bagna, se non è leggera non si bagna, se non si è sicuri non si bagna. Quando si bagna poi si bagna bene, si bagna finché diventa pesante. La maggior parte, non si finirà mai di dire che la maggior parte delle orchidee che muore in casa muore per troppa acqua. Da evidenziare che sabato e domenica non mancherà il tradizionale pronto soccorso dell'Associazione Altoatesina Amici delle Orchidee, che si dedicherà alle orchidee in difficoltà portate dai clienti. Infine, anche quest'anno sarà presente il mercato bio con prodotti a chilometro zero. Insomma, tra profumi, colori e sapori ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.